L'acqua, il cosiddetto oro blu, è una risorsa sempre più preziosa e tutt'altro che illimitata. Da qui la necessità di trovare momenti di confronto dedicati alle risorse idriche del territorio nell'ottica di una sempre maggiore sostenibilità. Un'occasione in tal senso è il progetto WISDOM, acronimo che letteralmente significa di buon senso, che alla Spezia vede nella Acquedotti Tirreni la società prescelta per una ricerca a livello europeo. Il progetto WISDOM è un progetto che nasce a Spezia, quindi è un orgoglio per il nostro territorio e nasce dalla collaborazione della società Acquedotti Tirreni con da Pollonia, società di Genova che fa progettazione e ingegneria, e si tratta di innovazione per quanto riguarda la gestione degli acquedotti e protezione delle falde, perché la cosa più importante oggigiorno, oltre al risparmio energetico, è la protezione delle zone pozzi. L'obiettivo è evidenziare come la richiesta di risorse idriche nelle aree urbane richieda una gestione più efficiente volta a ridurre l'estrazione dell'acqua destinata agli edifici, promuovendone il risparmio, riducendone gli sprechi e garantendo la salute per i cittadini. Oggi è una giornata molto importante di approfondimento anche per capire come la provincia spezzina rispetto ad altre realtà liguri si sia dotata di un sistema di gestione unica del servizio idrico integrato che sia molto più avanti rispetto ovviamente ad altre realtà della Liguria. Questo è un aspetto importante, certamente la valutazione della tariffa, che deve essere una tariffa equa sulla quale sentiamo discutere molto spesso, è uno degli elementi di riflessione che questa mattina verrà toccato, e credo che la presenza di tanti enti, di tante persone, anche delle scuole, in questa giornata di approfondimento sia sicuramente un punto di partenza importante. Questo è un progetto di durata triennale 2014-2017 e sarà la base per poter intervenire anche in futuro. Intervenire dove? Intervenire sui pozzi, quindi sull'approvvigionamento e sulla rete. Presenti gli studenti degli istituti superiori Cappellini e Cardarelli, il professor Rossetto della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ha illustrato i progetti di ricerca in materia di gestione delle risorse idriche sostenuti dall'Unione Europea. Un progetto che si inserisce nella linea scelta per questi anni dall'Unione Europea di finanziare e sostenere i progetti innovativi che utilizzano le nuove tecnologie per sostenere una migliore vita per i cittadini. Quindi molto contento di essere qui per discutere con le realtà che appartengono alla realizzazione del progetto a partire dalla provincia, veramente un bel successo per la nostra realtà, il nostro territorio. Il sistema Wilson fornisce un monitoraggio quasi in tempo reale della rete idrica ed è testato in tre diversi paesi europei e in Italia proprio in provincia della Spezia. Bene quindi si fa a fare un convegno su questo argomento coinvolgendo le amministrazioni locali che proprio attraverso la gestione dell'acqua incidono profondamente nel ciclo della produzione idrica.